Rieccoci per un'altra puntata del cittadino protagonista, dove vi ricordo non sono io, ma è ciascuno di voi che deve essere un cittadino vero e proprio, capace di indirizzare la politica nazionale. E così Di Maio si dimette prima delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, in modo da non subire la responsabilità della supposta sconfitta che poi è arrivata puntualmente. Ha fatto nominare capo ad interim Vito Crimi, vice ministro e già sottosegretario con delega all'editoria, con cui ho fatto il forum pubblicato qualche tempo fa. Le sconfitte, la sconfitta sia in Calabria che in Emilia Romagna è arrivata puntuale, anche se dobbiamo precisare che nella regione del nord l'affluenza è stata del 67% in aumento rispetto alla precedente tornata, mentre in Calabria l'affluenza è rimasta stabile intorno al 43%, il che significa che un calabrese su due non è andato a votare, e questo la dice lunga sul senso di disgusto che i cittadini di quella regione hanno nei confronti della classe politica. Cosicché le stelle sono cadenti e rischiano di diventare spente. Perché c'è stato il successo di Bonaccini? Probabilmente perché tutto il popolo del centro-sinistra si è radunato, anche le Sardine hanno votato, tutti quelli dell'estrema sinistra hanno votato, molti del centro hanno votato, cosicché Bonaccini ce l'ha fatta. Però dobbiamo riconoscere che la Lega ha raddoppiato il numero dei consiglieri regionali, il che significa che ha conseguito un ottimo successo, anche se quello definitivo sperato da Salvini evidentemente non c'era. Qual è l'effetto sul governo di questa nuova situazione? Probabilmente nessuna, perché il governo è eletto da una maggioranza parlamentare e quindi naturalmente in base alla Costituzione finché esiste una maggioranza nel Parlamento il governo è legittimato ad andare avanti. Da parte del Movimento 5 Stelle e quindi da parte di Grillo, il suo ideatore e fondatore, allora si disse che bisognava sostituire la democrazia parlamentare con la democrazia diretta. Ma la democrazia diretta non è quella che viene fatta in una piattaforma dove vi sono iscritti 60, 70, 100.000 persone che costituiscono lo 0, rispetto a tutto l'universo dei votanti e degli elettori aventi diritti al voto. Conseguentemente bisogna affermare con grande chiarezza che la democrazia diretta è sempre quella che proviene dai suffragi dei cittadini nelle urne e mai attraverso queste piattaforme dove le fake news, le stupidaggini e le cose false sono talmente tante da confondere la gente. Ma da confondere chi? Le persone che non hanno cultura e che non sono capaci di distinguere il vero dal falso. Alla prossima!